E allora secondo te anche questa è un'opera d'arte? Si capisce che è un'opera d'arte, no? È naturale. Vedi, sapete, io effettivamente mi sono trovato un po' a disagio, un po' perplesso. Perché quello tutto mi sembrava tranne che una galleria d'arte. Ma scusa, perché? Perché? Ma c'è se pure tutto. C'è se la catenella, la seggia, o cesse, senza offese per chi ci sente. Ma non è un problema, vai avanti. Allora... Ma ci voleva solamente una bella cucina e avevamo fatto... Fatta la fine della casa, secondo te. Ecco, questa è la sensazione aspetta. Che ho provato. Ok, ma aspetta un momento. Guarda, Salvatore, dobbiamo ragionare, onestamente. Fermiamoci e ragioniamo un momento. Fermiamo. Allora. Tu sei ignorante, non ti piglia colore, è così? No, questa è la verità. È la verità, perché hai fatto fino alla terza elementare. Però due volte. Due volte sono fatti tuoi e nemmeno questo è un problema. Io modestamente sono quasi ignorante perché ho già fatto fino alla terza media e poi mi sono bloccato. Però mi sono bloccato io, non mi sono fatto bloccare dagli altri. Lo so, non c'è bisogno che puntualizzi. Oh, allora poi il ragionamento che faccio io? Dico, ma è mai possibile che a due persone ignoranti come me e Salvatore ne possono capire più di altre che magari, non so, hanno una laurea in critica e che in più tengono pure i soldi? E capite quello che pensi? Come sbaglio? Se io ho afferrato bene il tuo concetto, significa che se io studiavo a me mi piaceva il quadro casecce. Proprio così, bravo Salvatore. E secondo me avresti percepito anche il messaggio, mi spiego? Casecce. Proprio così, bravo. Aspetta, questo professore, chi lo ne capisce? I seggi, d'arte. Scusate professore, un attimo solo. Che è successo? Niente di particolare. È che ci sta una diatrina di una discussione fra me e Salvatore. Un momento, riprendete la limonata. E il limone a me, grazie. Sì, grazie. Signora, allora il limonato passa a tre. Vai. Oh, allora, la discussione era questa. Permette che ce lo spieghi. È naturale, se ce lo dici tu, professore, la ragione a te. Che significa? Boh, parlo tu, Professore, il nostro ragionamento, la nostra discussione è nata intorno a quest'arte moderna. Noi, in parole povere, vorremmo sapere da voi, secondo voi, quest'arte moderna è arte? O è una stronzata? No, professore, perché per me è arte. Io dico che è una stronzata. Per lui. Allora, adesso io vi dico che cosa diceva il filosofo Protagora. Ah, il famoso Protagora. Quello del teorema, professore. No, il teorema è Protagora. Quello è Pitagora, un'altra cosa. Quello è Pitagora. Questo è Protagora di Abdera. Abdera. Di Abdera. Diceva Protagora di Abdera. L'uomo è la misura di tutte le cose. Di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Signor Poche Bicarbonato. Esattamente. Ecco. Allora. Significa? È che sì, oi la signorante, ne capite niente. Professor, spiegateglielo bene. Significa questo. In pratica, Protagora che dice che l'uomo è l'unico giudice, è il centro dell'universo. Quindi, se l'uomo salvatore pensa che Fontana è solo uno che sfregge i quadri, bravo, che li rompe, e allora Fontana non ne ha. È una stronzata. Se invece l'uomo Saverio pensa che i quadri di Fontana sono belli perché ogni volta che vede un quadro di Fontana lui sente un'emozione. Non la sente, professore. La sente l'emozione, che ne sai tu. Allora Fontana è arte. Concludendo, Protagora dice che Fontana è arte e non è arte. Questo è tutto. E stiamo punto intaccato. Grazie, professore. Professore, quello che io invece non ho capito per bene è come si comporteranno, come reagiranno i posteri di fronte a questi pittori moderni. E come hanno reagito? Cioè, mo mi spiega. Tempo fa, un muratore amico mio, sotto le macerie di una villa a Torre del Greco, trovò un quadro di Luca Giordano. Veramente? Stava scritto pure sopra al mattino, mi ricordi? Luca Giordano. Non appena lui trovò questo quadro di Luca Giordano nella cantina dove stava lavorando, subito intuì, questo qua, minimo deve essere un capolavoro. Sì. Niente, un'opera d'arte. Bravo. Allora che fece lui? E chiamò il direttore dei lavori. E l'impresa stessa, l'impresa in persona, venne e gli regalò in omaggio una bella mazzetta in moneta. Grazie. E che ci azzecca con Fontana? Ci azzecca? Ma vi spiego come ci azzecca. Aspetta. Fra mille anni, un muratore del 3000, sotto alle macerie di una villa qualunque, piglia e trova un quadro di Tom Wasserman. Esattamente, Tom Wasserman. Wasserman, chi lo rasi filite? Lo signore, che la cazzo che cade a stanza e bagno, mi faccio muro. Ma poi, allora vengo a voi e questa è la mia domanda. Due punti. Secondo voi, questo muratore del 3000, che cosa penserà di aver trovato? Un capolavoro! O lucessi scassata!
Professore, professore, perde pure la mazzetta, secondo me.